Istintivamente avevo lasciato l'ascensore per salire arrancando a fatica lungo i quattro piani di scale che mi separavano dall'amico. Boccheggiavo nello slancio della corsa, perciò l'impazienza dell'incontro doveva arrendersi ad un passo più lento e misurato. Appena il tempo di uno sguardo sul paesaggio durante le brevi soste per riprendere fiato, ma niente rimaneva impresso nella memoria se non l'odore di quel corrimano di legno ammuffito, nero per l'usura del tempo, e il rosa delle pareti illuminate dai raggi di un sole indiscreto. Giungevo finalmente in un vasto locale ottagonale di un color rosa intenso, su cui si aprivano 8 porte di legno alte, strette, nere e finemente intagliate. A fianco una panca scura e stretta. Avevo l'impressione di addentrarmi in una nuvola rosa. Avvertivo il fascino di quell'atmosfera irreale e cercavo, sollevando lo sguardo, l'origine di tanta luce. Un gran lucernario a cupola dal soffitto giocava col sole a sparpagliare infiniti riflessi dorati sulle pareti. Mi muovevo con precauzione per non turbare l'incanto di luce. Cercavo la porta dell'amico, ma non suonavo il campanello, preferendo sedere sulla panca a gustare il gioco della polvere sospesa tra i raggi solari fino a quando il rumore dell'ascensore non attirava la mia attenzione. Solo allora mi sono deciso a suonare, ma invano, perché nessuno rispondeva e ritornavo a sedermi indifferente. Dall'ascensore usciva una giovane bionda, una delle tante che ho incontrato nella mia vita, e si dirigeva nella mia direzione a passo sicuro. Ero ammirato dalla sua falcata agile ed elegante, dalle gambe lunghe e ben tornite, coperte appena alle cosce da una pudica minigonna. I suoi passi emettevano un ticchettio leggero che non alterava l'atmosfera surreale del luogo. Dopo aver suonato invano il campanello, veniva a sedersi sulla panca accanto a me e mi sorrideva quando cercavo di spiegarle che cercavamo la stessa persona, forse un amico comune. Il silenzio diventava più greve. Mi turbavano quelle gambe, che nell'accavallarsi mi si offrivano più generose allo sguardo e richiamavano alla mente quei corpi che in gioventù potevo ammirare nella loro quasi nudità, soltanto sulla spiaggia, la bellezza sacra e profana della giovane femmina. L'ammirazione della bellezza che si offre senza pudore non fa tacere lo sconforto per l'esibizione trionfante e quasi pagana del corpo. Non dimenticavo il fascino del mistero che mi assillava in situazioni analoghe sin dalla pubertà. Irrequieto, ho passeggiato per la stanza finché senza rendermi conto mi sono trovato seduto accanto a lei, nella stessa panca. Ci siamo interrogati sul nostro comune amico, senza imbarazzo. E con naturalezza la conversazione è andata agli studi universitari, agli interessi reciproci, pur con interruzioni frequenti, onde sondare argomenti più personali. Stavo vincendo progressivamente la mia naturale ritrosia e iniziavo allora una specie di duetto nel quale ci si alternava nel racconto, ci si confidavano i sentimenti più intimi e i più riposti moti dell'anima. Ci legava ora un tu più affettuoso. La fata bionda si andava abbandonando, riversava su di me la piena dei suoi sogni inappagati, le delusioni, le aspirazioni e le attese fiduciose. E intanto io, vecchio, riscoprivo cicatrici rimosse e le ferite nascoste nel profondo. Ma ne parlavo e godevo del balsamo inebriante del sorriso dolce di lei. Constatavamo di preferire le stesse letture, di possedere come unico tesoro gli stessi libri, di aver gustato gli stessi film e molte altre cose ancora, di aver partecipato ai medesimi concerti, di esserci emozionati per l'adagio della nona. Senza accorgersene, ora ci prendevamo per mano, stringendo forte. Ci guardavamo negli occhi, ignari del ponte di arcobaleno che univa la splendida signora bionda ad un vecchio.
Intanto il rosa andava virando al rosso antico del tramonto. L'imbrunire ci riportava sulla terra. Lunghi silenzi densi di significato legavano ora le nostre mani, fino al momento in cui lei ha avvertito che era giunto il tempo di allontanarsi. Incapace di parlare, rimanevo seduto, attonito, mentre lei si dirigeva verso l'ascensore. Ad un tratto mi sono alzato e ho cercato di raggiungerla, lanciandole un grido angosciato. Non deve finire così. Un abbraccio fulmineo. Le sue braccia ora mi stringevano forte e nel colmo di una tale ebbrezza io abbandonavo il viso nel tepore del seno di lei e con sempre maggior voluttà lo affondavo e sprofondavo in quel calore morbido. Calore stupendo che mi invadeva come una felicità morbida, piena, assoluta. Improvvisamente ritornavo alla coscienza. Mi svegliavo dal sogno, tutto era svanito, ma restava ancora il suo alone dentro di me. Il tepore ora mi si radiava lungo le membra, era un'onda irruenta, sensuale, che saliva fino al petto e al ventre. Non volevo che si dileguasse e serravo le braccia sul petto nel tentativo infantile di trattenerla. Presto ritornava la realtà buia della stanza e della mia solitudine. Abbandonavo le braccia e cercavo di rivedere il film a colori del sogno precedente. Tornavo nell'atrio e risalivo la scala, aggrappandomi al corrimano. Le stesse pareti, gli stessi odori, la stessa nuvola luminosa, le porte dell'ultimo piano e lei, bionda, alta, bellissima. Ancora sentivo il calore allo stomaco, che pian piano si allargava alle braccia, alle gambe.